accomodati, prego. A te il caffè, hai visto? Ah, c'è il caffè. Certo. Con o senza zucchero? No, con zucchero, con io zucchero, con lo zucchero, anche se... Almeno un po' di dolcezza di mattina ci sta. Ci sta, ci sta. Questo è quello con la moca, quella che dicevo prima. Esattamente, quello con la moca. Va bene. Senti, sì, volevo iniziare con te a parlare, sì, di una cosa che forse pochi conoscono, cioè che i tuoi genitori volevano per te un futuro da calciatore. Calciatore, sì, devo dire che io ho sempre giocato a calcio, tutta la mia famiglia. Ma l'attaccante però, ero, vedo un attaccante ero, io. Ero un esterno basso, visto l'altezza. No, a parte scherzi, era molto veloce, era anche un piccolo talentino, però io vengo proprio da una famiglia di calciatori. Cioè, mia mamma addirittura nel periodo estivo, noi eravamo in un campeggio e le mamme avevano fatto una squadra che si chiamavano le streghe, non sto scherzando. Quindi mia mamma giocava, mia sorella giocava, mio fratello giocava. Beh, adesso il calcio femminile va molto di adesso moda. Adesso calcio, viva le ragazze della nazionale femminile che... ci hanno fatto esultare, hanno fatto un grandissimo risultato. Esattamente. Sì, ero molto bravo a giocare a calcio, però poi finita la terza media bisognava andare a lavorare, quindi... Hai fatto tanti lavori tu nella tua vita, so che hai lavorato nei cantieri, quando è che... Nel cantiere ho lavorato veramente tanto, perché prima il datore di lavoro era mamma. Perché mamma, prima che tu finissi la terza media, veniva da te e ti diceva: guarda, ho parlato con questo del piano di sopra, vedi come ride il pubblico, perché era così, e vai a fare il pittore. E quindi ho iniziato a fare il pittore, ho fatto l'idraulico, addirittura i controsoffitti, che non è proprio il lavoro adatto ad uno alto 1,60 m, però insomma... Avrei dovuto fare i contro... Esiste la scala apposta, eh? Sì, però magari uno faceva i contropavimenti, era meglio, no? Visto che l'altezza era quella. Io infatti avevo il carrello sempre più alto degli altri. Di tutti gli altri. E ho lavorato tanti anni al cantiere, tanti anni. Però lì ho scoperto poi il... il tuo lato comico. Il mio lato comico, perché ti devo raccontare questa cosa. La pausa nel cantiere, la pausa pranzo, è da mezzogiorno all'1. Sì. Quando c'ero io diventava da mezzogiorno alle 3, alle 2. Perché io durante l'ora di pausa, durante il pranzo... Raccontavi barzellette. Barzellette, facevo le imitazioni, perché io tantissimi anni fa, quando sono uscito, facevo le imitazioni. Per esempio facevo una telecronaca sportiva, mi mettevo dietro gli angoli del cantiere, gli altri mangiavano e dicevano: dai, a Roma si dice, faccia la radio. Faccia la radio. E quindi io mi mettevo dietro gli angoli e facevo: bene, amici ascoltatori, siete caricati, casualmente con lo stadio non è più che a Roma, la Roma è passata in vantaggio. E qui a Santelia il cantiere è passato. E nessuno andava più a lavorare. E nessuno lavorava più. Quindi arrivavano gli architetti e l'ingegnere diceva: ma come mai i lavori qui non vanno avanti? E siccome c'è una fratellanza a Roma, tutti immagino, dicevano: ma è colpa sua. Capito? E quindi da là poi ho deciso di fare di scegliere questo lavoro, e qualcuno starà pensando: ma perché non ha continuato a fare il cantiere? A parte scherzi. E così è nata un po', così è nata. Senti Antonio, in questo programma... Anche se è stata dura, perché no, io ho continuato a fare a lavorare al cantiere, però facevo poi le serate, quindi ritornare alle 2 di notte a casa... E dopo svegliarsi la mattina molto presto. Alle 4, c'era la sveglia che mi guardava e mi faceva così, cioè manco squillava più, capito? Perché alle 2 e poi avevo la sveglia alle 4. Ma ci sono gli amici di una mattina per la sveglia mattutina, ecco che mi è venuta bene, hai visto? Quindi tutto torna. Senti, allora, questo programma noi ci occupiamo di salute e di benessere. Allora, volevo fare un gioco con te, perché so che tu sei un appassionato di riviste specializzate. Io, le leggi sempre, no? Io prima che escono al giornalaio già le ho lette. Tu già le sai. Quindi voglio proporti alcune diete. Sì. Allora, tutti noi, almeno una volta nella vita, soprattutto quando siamo lì per fare la prova costuma, facciamo la classica dieta fai da te. Cosa ne pensi? Sì. Nel senso che la faccio io, cioè nel senso devo dirla? Esatto. Fai da me, la mia, poi dopo me la copiano. No, io non come ho detto prima, non sono uno da dieta, nel senso che continuo a giocare a calcio quando mi capita, quindi è un po' quello che mi... Cioè fare tanto sport aiuta e non c'è bisogno di fare la dieta. Aiuta sicuramente, io non sono un amante della pasta, cioè tutto ciò che è carboidrati, magari che ti può portare poi a avere quella piccola, il famoso marsupietto davanti. No, ma infatti tu sei in ottima forma, ma tu lo sapevi che esiste la dieta del ghiaccio? Cioè un litro di ghiaccio, ma non da del masticare, ghiaccio. Sì, non da masticare, ma da bere. Anche proprio. Se mastichi il ghiaccio, provvisori, punti, otturazioni. Vabbè, con te staremo delle ore a parlare. Scusami, lo so, ma che uno mangia i cubetti di ghiaccio. Sei un fiume in piena. Voglio farti vedere invece delle immagini che riguardano la tua carriera. No. Vado sì, via. Dai. Ero giovane, vado via. Sì, la montagna, la settimana bianca, diciamo. E il romano è particolare, perché il romano, quando parte per la settimana bianca, l'abbigliamento non è il suo, niente. Lo chiede sempre agli amici, telefona: oh, che c'ha la salopette? Che c'ha, che mi prezzi gli scarponi? Che c'ha la calzamaglia? Che c'ha quello? Dice: oh, la neve te la porti da solo oppure te la porto io?
le donne, gli uomini di Roma Nord, questo è l'atteggiamento, parlano così, guarda, gli manca la cartilagine. Guarda, l'altro giorno c'hanno la pelle tirata, così, non si muovono, è l'atteggiamento. Guarda, l'altro giorno sono venuti dei caffoni di Roma Sud su questa spiaggia, guarda, dei caffoni, si sono portati del cibo da casa. Ma tu ti rendi conto, c'è ancora gente che si porta del cibo da casa, e mo porto via il cibo da casa. Allo stabilimento, al bar, un panino 25 euro, pomodoro e mozzarella. Ho aperto il panino, manca il pomodoro con la mozzarella. C'era il selfie col pomodoro e con la mozzarella così. Se vuoi me lo porto il cibo da casa o no? Ma a 40 anni vivi ancora a casa di tuo padre e di tua madre. Ma se le vanno a che devo fare? Stupendo! Grazie. Che bello! Grazie, te lo meriti! Mi parte... Mi sta a partire la lacrima, mi parte la lacrima. Tra l'altro so che hai avuto un grandissimo successo anche quest'inverno in tutti i tuoi spettacoli, quindi complimenti. Ma volevo sapere, grazie, tu che porti veramente nella comicità, nella quotidianità, ma quanto c'è di te nei tuoi spettacoli? Quasi tutto. Il vantaggio, devo dire la verità, il vantaggio è essere romano. Perché l'essere romano ti dà un po' quel vantaggio di avere sempre un po' la... Ma sei di Roma Nord o di Roma Sud? Perché io ho capito centro, che c'è una... Ah, tu sei in centro, giustamente. Diciamo che sono un po' meglio di sta, la media la parte di Roma Sud. Sì, vabbè, questa era una cosa molto, molto ironica, l'atteggiamento. Però devo dire che mi ha aiutato molto l'essere romano, perché poi a Roma si dice sempre che è un teatro a cielo aperto, no? Vero. Quindi dove vai, in qualunque posto, c'era sempre la battuta pronta. Insomma, trai ispirazione dalla gente che incontri, dai luoghi che vedi. Ed è quello che succede a me, poi si riporta in teatro, sul palcoscenico, in chiave comica, molto pulita, perché a me piace molto chiudere sempre con la battuta. Però insomma, la vita quotidiana fa sempre ridere, ha subito presa nei confronti del pubblico, e vedo che con il tempo, insomma, questo funziona. Poi io sono uno che scrive tanto, scrive tanti spettacoli, si rinnova molto, quindi, come si dice, sto sempre sul pezzo, sto sempre lì pronto anche a vedere, insomma, l'evoluzione delle nuove generazioni, no? Certo. Allora voglio ricordare, sì, l'appuntamento del 27 luglio all'Anfiteatro Romano di Albano Laziale con il tuo One Man Show. Con un One Man Show dal titolo Insensibile. Bene, e allora, grazie, un grande applauso. Grazie. Antonio, guarda cosa ti regalo. Visto che ti piace tanto il cibo, no? Una bella parmigiana. Ah. Non posso dire fatta con le mie mani. L'hai ma fatta insomma, tu? No, non l'ho una fatta. Una cosa io. Leggera. Una cosa leggera questa, non ti bene, preoccupare. Bene, questa te la mangi e ti ricoverano. È un pranzo assicurato. Ci vediamo in sala. A sala quella. Il 27 luglio. Vado in corsia.